secondo, ci potrebbe essere un attimo qualche ritardo nella nostra live. D'accordo. Siamo live, ma in genere i primi secondi sono quelli in cui non arriva ancora nessuno, possiamo ancora cazzeggiare, no, ma loro potrebbero vederci. Non bisogna stare serissimi. Seri, bravo, infatti seri. Facciamo quella parte istituzionale, quella roba tipo buonasera a tutti, benvenuti, questo è il quartino di Intravino, tutti i giorni alle 19, un quarto d'ora, un ospite, volendo anche un bicchiere di vino, sentitevi liberi di bere. Questa sera, mi raccomando, concentrati, perché abbiamo non solo un grande ospite, non solo due tette che penso tutti stiate guardando come me, e anche un uomo bellissimo che sarei anche io, ma abbiamo il maestro, un ospite assoluto, Federico Maria Sardegna. Boria. Anche Boria, molta Boria, sì. Federico Maria Boria Sardelli, scommetto che farebbe a pugni per avere il mio cognome. Appunto, io vorrei avere il suo cognome, beata lei, fortunata di natura, cioè, oltre che la prosperità, anche il cognome che mi si adirebbe particolarmente. Non posso prestarle la prosperità, per il cognome mi dispiace. Quella la vedrei volentieri, magari ne riparliamo dopo quando siamo fuori. E la monto sulle spalle. Che triste. Fate mances in pubblico. Come vedete la situazione è già sfuggita di mano, molto bene. Federico Maria Sardelli, per quelle bestie che non lo conoscono, è una di quelle persone dal genio multiforme, no? Che si applica quindi a campi tra loro molto diversi. E, leggo da Wikipedia proprio per essere formalmente perfetto. Direttore d'orchestra, compositore, disegnatore, pittore e flautista italiano. Vorrei aggiungere... Hanno ragione, sì. Sul no. Nato a Livorno, adottato da Firenze, e sempre su Wikipedia, alla voce perculatore, leggo che lei è collaboratore del Vernacoliere da quando aveva 12 anni. Anche la domanda è, intanto è vera questa cosa dei 12 anni? E se nessuno ha mai querelato il Vernacoliere per sfruttamento del lavoro minorile, come sarebbe l'uopo? Come sarebbe giusto, ma a quel tempo Mario Cardinali, che comunque è sempre stato comunista e anarchico, sfruttava volentieri il lavoro minorile e mi veniva a portare a casa le 5.000 lire come guiderdone della mia vignetta mensile. A quel tempo però bisogna specificare che il Vernacoliere ha cambiato completamente la struttura, la forma e anche il contenuto. Quando ero bambino io, e quindi il Vernacoliere era un giornale tipo tabloid, non in quel formato di oggi, e si chiamava Livorno Cronaca, con un angoletto limitare alla fine, proprio su in ultima pagina, un angoletto in vernacolo livornese, quindi era tutto in italiano, non c'erano assolutamente parolacce, e l'angoletto in vernacolo era illustrato, era una scenetta comica molto castigata, molto carina, in vernacolo livornese, scritta da Mario Cardinali, con delle popolane, le popolane Corina e Amelia, e mio padre faceva l'unica vignetta di quel giornale. Quindi mio padre, che è persona, gentiluomo all'inglese, insomma, che non pronuncia, se devi dire, sai, quella persona è un po' stupida, il termine ha detto stupido, perdonami. Quindi mio padre, che non direbbe mai nemmeno stupido, faceva la mono vignetta mensile. Un giorno era in studio, aveva da fare, mi disse: Federico, falla te, e io feci questa vignetta, tutto contento, fra 11 e 12 anni. E arrivò Mario Cardinali a portarmi la copia del giornale, 5.000 lire. 5.000 lire. Meraviglioso. Passeranno dei messaggi in sovrimpressione. Se avete dei bambini, fateglieli leggere, che almeno s'abituano, giusto? Sì. Quindi il Vernacoliere, dicevo, è stato nella mia famiglia fin da quando ero bambino, e per 40 anni, 45 anni ho imbrattato chilometri quadrati di pagine con vignette, scritti che poi sono stati più o meno variamente raccolti in volumi tipo il libro cuore, tipo le poesie e cose varie. Bellissimi, tra l'altro, quei volumi lì. Sara, io voglio lasciare un po' a te la parola, visto che c'è tanta ignoranza, e ne approfitterei.
Il maestro, maestrissimo Federico Maria Boria Sardelli, per me è il massimo. Io adesso che riesco a scambiare queste due chiacchiere con lei in diretta, posso dire che ho realizzato le aspirazioni di quando ero ragazzina, perché incrocio la sua vita proprio nel 1990, che non ero neanche nata, proprio con il Vernacoliere. E da allora ha suscitato sempre tanta curiosità per il suo spiccato senso dell'umorismo e dell'assurdo, battute proprio che non sono di niente. No, ancora potrei recitarle a memoria alcune poesie, quindi non mi sfidi su questo terreno, perché potrei stupirla con effetti speciali, ma noi siamo scienza e non fantascienza. Poi la rincrocio nuovamente a distanza di parecchi lustri direttore d'orchestra, appunto, per il Modo Antico, che è il suo ensemble, si dice così, non so, la sua, mi corregga nel caso. Quando lavorai per un'etichetta discografica e lei era appunto distribuito dalla Naive Record, che adesso non so se ancora collabora, suppongo di sì. No, ultimamente ho un po' allentato con Naive e abbiamo un altro progetto discografico con Glossa, che è quell'altro. Uh-huh. Etichetta che si occupa di musica barocca. Ora il prossimo disco uscirà con Glossa, saranno dei 6 concerti di Vivaldi che ho ricostruito, erano perduti e li ho ricostruiti. Capisco. Insomma, c'è questo doppio aspetto suo, che è quello appunto surreale, che verte tutto nelle illustrazioni satiriche, comiche. Poi quello invece, l'altra faccia del genio Sardelli, che è quella del pittore, incisore, acquafortista, non so se si dice, magari lo voleva suggerire Tommaso, e poi no. Il direttore d'orchestra. Vogliamo sapere, dal punto di vista del bevitore, se esiste il bevitore Federico Maria Sardelli, che tipo di approccio ha con il vino? Ecco, e mai esisterà una vignetta che si chiama l'enotecario, dopo il bibliotecario, dopo Omar, dopo il magoafono e via dicendo. Magoafono? Che ci fosse. Sì, lo prego. Ma dunque, la potrei fare. In verità io sono un bevitore moderato, mi piace molto il vino, ma sono un ignorante, quindi bevo, suggo il nettare di Bacco, però sono assolutamente un ignorante, quindi di fronte a voi io mi vergogno assai, perché siete degli esperti, e io sono un bevitore dozzinale, so come si fa il vino, mi interesso di gastronomia, mi interesso di trattati di gastronomia dal Medioevo fino all'Ottocento, per mia cultura personale. Quando ero giovane mi davo da fare a fare cene, pranzi rinascimentali o barocchi, cioè mettendo in pratica proprio le ricette antiche, come si fa con la musica antica partendo dal manoscritto, così. Mi ricordo una cena del Re Sole, dove io e alcuni amici lavorammo 3 giorni a cucinare un menù pressoché filologicissimo di cosa ingurgitava quel catino d'uomo attraverso le ricette della Varenne, e quindi proprio mettendo in pratica esattamente col midollo di bue, carni, grassi e roba molto lavorata. E partecipavamo alla cena tutti vestiti in costume seicentesco con parrucche. Ad ogni piatto era abbinata un ascolto di una musica di Lully, di Charpentier, di Delalande, tutto esattamente calibrato. I vini erano l'aspetto più deficitario, perché eravamo ignoranti in vini, ma nella gastronomia ce la cavavamo. E da quella cena ricordo benissimo che eravamo in 6, quattro di loro caddero malati dopo la cena. Un successone! Le ova sode ingoiate così intere dopo cena, che il Re Sole ne ingoiava anche 5 o 6 di seguito. Comunque, maestro, senta, al netto del suo rapporto specifico col vino in qualità di bevitore, no? Perché poi questi che stanno seguendo la diretta, per la gran parte sono tutti degli astuti alcolisti che hanno trovato il verso di trasformare la dipendenza in lavoro, cioè sono dei sì, la verità è che, però, in qualità di come dire, innamorato della musica barocca, prima ancora immagino che il direttore, compositore a sua volta, no? Se io invece, da volgarotto quale sono, appunto, seguendo più la musica pop, che invece contempla un florilegio di
canzoni dedicate all'ebbrezza, alla droga, spesso e volentieri, più raramente l'alcol, più volentieri la droga, però, come dire, facendo il rapporto con la musica barocca, a parte io mi viene in mente che Vivaldi, tra le sue quattro stagioni, ne ha una, che ovviamente non poteva che essere l'autunno, in cui c'è centrale proprio l'aspetto del vino, dell'ebbrezza, la vendemmia, la gioia, il festeggiamento di questo momento giocoso. Ma ce ne sono altri di momenti che si possono indovinare nel rapporto tra la musica barocca e l'ebbrezza del vino, della gioia, della convivialità? Sì, sì, ci sono, sarebbe da fare una lista lunghissima e tediosa. E la celebrazione del vino in musica va dal Medioevo all'Ottocento, quindi si potrebbe fare una lista lunghissima. Io mi ricordo, facevo, perché noi con Modo Antico siamo stati anche per lunghi anni, lo siamo ancora, ma adesso in forma minore, un ensemble di musica medievale. Io sono partito come quando i ragazzini a 14 anni, 15 anni mettono sul gruppino rock, io misi sul gruppino medievale. E con il gruppino medievale, che era Modo Antico, abbiamo fatto una valanga di concerti. Uno degli ultimi fatti con Modo Antico medievale è un programma che si intitola Vita quotidiana del Medioevo, e ci sono madrigali, cacce e ballate che narrano di alcolisti, di bevitori, di vendemmie e tutto quanto. E quindi si può redigere una lista lunghissima di brani dedicati al vino, all'ebbrezza, alla gioia di tutte le cose belle della vita, dal Medioevo fino al periodo barocco, che è quello che lei mi ha chiesto. Scusi, non ho capito, ero deconcentrata. State attenti, scusa, io sto parlando. Ha ragione, scusi. Remain on the peace, state sul pezzo. E poi voglio dire, sì, Vivaldi era veneto, e lo sa che loro quando bevono, bevono, i veneti sono forti, Forti. Vivaldi sicuramente amava il vino, amava la vita, amava forse anche le donne, nonostante fosse prete, perché quando racconta l'amore in musica lo racconta con una profondità, in una maniera così toccante che si capisce che lo ha provato. Conosceva la materia. Sì, sì, sì. Così anche il vino, quando questo sonno di ubriachi dormienti che ha citato adesso Tommaso, è un pezzo straordinario, perché è un pezzo di quiete assoluta, di sogni di cosa possono sognare gli ubriachi. E sono i violini che stanno tutti fermi a note lunghe, fanno un tessuto di note lunghissime che cambiano continuamente e modulano attraverso armonie lontane, sempre più lontane. E quindi è questa immaginazione ormai sbrigliata dell'ubriaco che dorme, già nel sogno la persona sobria va per conto suo, figuriamoci l'ubriaco, e in mezzo a questi violini, questo tessuto fermo, apparentemente statico, ma che si muove in tessuti assolutamente romiti dell'armonia, c'è l'arpeggio continuo del clavicembalo che fa delle cose appunto da ubriachi, che va su e giù, casca dalle note acute a quelle basse, un arpeggio libero. Non c'è, credo, miglior mimesi musicale di questa di Vivaldi, per intendere l'ebbrezza e la quiete e la stasi dopo l'ebbrezza. Che bella questa cosa. Tu, Sara, quando sei ubriaca cosa sogni? Io mi sveglio molte volte perché ho sete di acqua quando sono ubriaca. No, a parte, non mi ubriaco da un pezzo, da quando ero una dilettante, però essendo in parte veneta sono buona amica dell'alcol, quindi sì. Allora, scusa, hai ragione. Poi tornano i messaggi. Sbagli, devo far così ogni tanto, sono contratto. È uno degli interrogativi così assillanti dell'uomo di fronte al terzo millennio. Ma, Io ogni tanto, però, poi vedi che segaiolo sono, ogni tanto io invece sono lì che mi ero alambiccato in tutti questi continui rimandi tra il vino e il 600, perché effettivamente il 600 è un secolo decisivo per il vino, perché ci sono i primi studi scientifici, o comunque in cui ancora la scienza un po' si mescola con l'alchimia, la magia, la filosofia, la teologia. È un momento affascinantissimo, c'è Galileo, c'è tutta la sua scuola che avvia, e però dall'altro in Francia, perché poi i francesi sono sempre stati più furbi di noi, perché mentre noi ci facevamo le seghe sulla filosofia, il vino, la fermentazione, loro lo vendevano, tant'è che proprio lì questo furbone di Arnaud de Pontac III, cioè, ci hanno messi tre per arrivarci, però ci sono arrivati, è il primo che fa venire un'idea apparentemente banale,
ma che nessuno aveva avuto prima, per cui alla fine è lui quello che vince, perché è di Bordeaux, ed è il primo che gli viene in mente di dire sto vino gli dobbiamo dare un nome se lo vogliamo vendere. E quindi anche questo, come dire, è un momento di svolta radicale. Se non ci fosse stato lui, la gran parte di quelli che ci seguono qui non avrebbe un lavoro, perché non avrebbero di che vivere. E è buffa questa cosa del tenere insieme l'alto e il basso, no? Il sacro, un po' come fa lei. Sto dicendo delle cazzate? No, è la mia ragione di vita, quella di unire il sublime e il greve, e quello che mi ha lasciato in dote il grande Borsacchini, non so se ve lo ricordate, Giorgio Marchetti alias Ettore Borsacchini, l'autore del... Come dimenticarlo? Ecco, del grandioso dizionario in 6 volumi della lingua toscana, livornese e toscana, e lui era il maestro assoluto del volo pindarico e della caduta repentina nel merdaio, con una grazia, con una cultura e un garbo assoluto. E credo che sia l'unico modo di salvarci dal tedio, dalla noia, dalle brutture del mondo, cioè come faceva anche del resto anche il buon Machiavelli, no? Che poi stava tutto il giorno in taverna a giocare di carte, a ingaglioffirsi, e poi la sera vestiva gli abiti curiali e conversava con gli antichi. Questi due registri, quello triviale e quello sublime, vanno sicuramente tenuti sempre, sempre insieme. ha ragione, vanno sempre tenuti insieme. Sempre, del resto voglio dire, puoi bere anche il migliore dei vini, poi tanto la sbornia che prendi è la stessa che ti darebbe il ronco, il tavernello, e tutto sommato... elevati a digestione si trasformano tutti in piscio, anche il migliore di Don Perignon, no? È proprio così, tristemente vero. Se mi consentite, posso? Prego. Se mi consentite, mi viene in mente, Tommaso ha citato il 600 come secolo cardine per la svolta, appunto, sulla la riflessione sul vino anche dal punto di vista scientifico, tecnologico. E proprio nel 600 c'è un autore a me carissimo, che è il Redi, Francesco Redi, medico, naturalista, toscanaccio per eccellenza, medico dei medici, che ci ha lasciato questo libretto delizioso che è Il Bacco in Toscana, questo lunghissimo dirambo, questa poesia continua, infinita, dove lui si picca nelle vesti di Bacco di raccontare, di andare in tutti i luoghi della Toscana e raccontare i vini della Toscana, e facendo o elogi vertiginosi oppure dando delle lanciando anatemi contro i vini, come quelli schifosi di Peretola e Campi. Esatto. Se non vi... ecco, ne trovo uno che dice... Ah, di Brozzi, ecco. Dice, se vi è qualcuno a cui non piaccia la vernaccia vendemmiata in pietrafitta, interdetto, maledetto, fugga via dal mio cospetto, e per pena, sempre in gozzi, vin di Brozzi, di 40 di Peretola, e per onta e per ischerno, in eterno, coronato sia di Bietola. Meraviglioso questo. No, Redi è fantastico il Bacco in Toscana e il vino di Brozzi, effettivamente, se pensa, no, a lei lo berrebbe il vino di Brozzi, non tutto, cioè, sì, come sfida forse. Comunque guardi, a proposito di bischerate, anche ai giorni nostri non siamo messi male, perché questa forse lei non lo sa, ma c'è chi sostiene che facendo ascoltare, trasmettendo in vigna le musiche di Vivaldi e Mozart, vengano fuori dei grappoli più dei grossi, film eccezionali. Grappoloni. Ma io sono dell'opinione che la maggior parte della popolazione umana sia costituita da imbecilli, quindi così anche nel mondo vegetale. Perché la suggerisce sempre per disguincio, non è mai diretto, lei allude. Amo la perifrasia. E così penso anche nel regno vegetale sia così. E quindi i chicchi d'uva, sentendo Vivaldi e Mozart, si gonfiano non perché si entusiasmano, ma anche si gonfiano i coglioni, si rompono. Le cose. A noi gli piace, ecco perché crescono a dismisura. Vabbè, buona. Con l'orchite, poverini. Vai che io bevo. Sì, no, guardi, ci sono delle pause perché vorremmo che lei parlasse sempre senza interruzione. Siamo qua che, insomma,
Sì. Beh, io potrei, visto che è stato rammentato il grande Borsacchini, se vi va vi posso leggere una piccola, un piccolo testo che è assolutamente, è quasi inedito, perché lui l'ha pubblicato nel, aspettate, nel, siamo nel 70, no, senza data il Bulanchio, ma siamo negli anni 70, quando ancora il Borsacchini non era il Borsacchini, e scrisse questo volume, Il Bulanchio e altre stranezze, dove raccoglieva poesie, finte rubriche di arte, di letteratura, di enologia, e vignette, perché il Borsacchini aveva anche una bellissima mano, era un architetto che sapeva disegnare. E quindi in questo Bulanchio c'è una piccola rubrica enologica dove lui fa il verso e prende un po' per il culo il grande Veronelli, che poi ammirava chiaramente. E questo penso che sia un testo che non conosca pressoché nessuno. Se volete ve ne do lettura. Per favore, sì. Oppure no. È un grande regalo. Non lo faccia. Lo faccio. Peggio per voi. No, è una paginetta, ma solo una paginetta. Rubrica enologica. Mi scrisse, or non son due mesi, quella d'Elmo Taberni, fattore delle stincaie, a metà strada fra Monte Rebus e Ciottolasco, nell'alta Varrampazza, di andare ad assaggiare un giovine chiaretto che egli personalmente aveva tagliato con le uve lepidone dell'Adamello dell'ottobrata scorsa. Incuriosito dal parlare che di questo vino aveva fatto anche il Gavazzi nella sua guida enologica ragionata dei Colli Eugani, mi volli recare per l'ascensione a visitare quei luoghi, ben disposto alla beva di un buon bianco fruttato, tutto al più rosato, ispido e nervosetto. Mi accolse principescamente il Taberni, uomo rubizzo e giuggiolone, dalle grandi mani aduste alla pratica della vigna, in capo un largo cappellaccio tutto ammacchiato di rame e due immense brache di fustagno tirate su fin quasi sotto le ascelle. Non perdemmo tempo inconvenevoli e subito diversi calici furono spillati per predisporre all'agognato assaggio. Sul tavolaccio della cantina una mezza forma di quel cacione marsaiolo che i buoni frati di San Pillacchero preparano con ricetta millenaria attendeva il taglio della roncola. Egli, il chiaretto, si rivelò al colore putibondo e nuvoloso, ma contemporaneamente barbagliante di un rubinaccio spento, quasi pennellato di terrose reminiscenze, ricordando i tre vianelli ambiziosi e i sangiovesi da salotto. Ma al gusto fu la vera sorpresa. Squadrato e sentenzioso negli avancorpi, fu subito dopo ruspigno e cipollato nel centro-destra, mentre l'ala sinistra scivolava ampollosamente sugli strascichi gargamellosi e dorotei dei lambruschini claudicanti del ferrarese. Il retrogusto spingeva con insistenza sul fragolato, ammiccando però alle vaniglie e dai pistacchi esotici, mentre la coda si impennava orgogliosamente sulla papillazione della mentuccia fungata e delle tisane del sottobosco friulano. Il corpo poi aggrediva il palato con fare sprezzante e ortogonale, aggallando nella faringe in piccole frequenti bolle, senza peraltro obliterare l'ucola. Ben pasturato e solenne nelle intenzioni, il vino risultò altresì leggermente gianduiato nella maturazione, reclamando ancora un poco di riposo, forse ad acquisire di più rango e gradazione, senza però pretendere il decoro principesco e marchionale dei fratelli maggiori. Il brodone tartufato natur di Rocca Pregna e le fondate dei conti cucchiaioni di Poggio Bavoso. Aspetti, aspetti, no, questo ha precorso i tempi, negli anni 70 si sì. Tratta di sì. È una, cioè, un racconto degli anni 70, mi dice. Fine, sì. Era bravo il Borsacchini, eh? Fantastico, quanto c'è da imparare, ma... No, bellissimo, io mi sono appuntato gargamelloso. Gargamelloso. Quadrato e sentenzioso negli avancorpi. Anche ortogonale. Come si sentirebbe se fosse presente adesso? Chissà, con tutto quello che c'è in giro, con tutte le recensioni che ci sono in giro e questi descrittori così avventurosi, così particolari. A tutti i costi, ha aperto la strada, grandioso, veramente, non era conoscenza, perciò grazie per averlo condiviso. Grazie. Un punto altissimo, perché io appunto ero rimasto al buon Luca Maroni, che è uno che era
non voglio passare dall'altissimo al, insomma, al più profano, però effettivamente Maurizio Gilic, se vedete, vi ho messo il commento in sovraimpressione, anche a lui è venuto in mente Luca Maroni, l'uomo che nella mia personale classifica dei migliori scrittori di vino è al top, perché ha sdoganato l'aggettivo bananoso. È bananoso. Sì, la bananosità di un vino, così come di una persona, è una cosa che ormai io ho qui. Quando vedo qualcuno, misuro anche la sua bananosità potenziale. Di fronte a queste, a certe espressioni, appunto, come petaloso, bananoso, a me scatta questo, ecco. Però noi del muschiato abbiamo prodotto questi biglietti, perché così non c'è bisogno di pronunziare nulla, basta. Dovreste commercializzarli, come si fa per avere questi? Danno solo brevi mano, non si vendono. Solo accidenti, quante cose ci perdiamo noi che siamo fuori da Firenze. Si regalano. No, infatti qui è il maestro Sardelli, che poi in realtà è livornese di nascita, giusto, maestro Sardelli? Però è fiorentino quasi... Beh, da 35 anni, 30 anni buoni, sì. Questa, quindi è una gloria della nostra città. Io qui, lo sa qual è il problema, maestro? Che purtroppo questo si verifica nei rari casi in cui abbiamo ospiti di levatura altissima, tipo lei... Che invece di farci domande qui è tutto un leggendario grandissimo. No, ce n'è andato. No, riportatelo indietro. Come si fa? No, perché il maestro qua di fronte a troppa, evidentemente ha tagliato la corda, si è sentito in imbarazzo perché è timido, è proprio timido. No, ecco. Poletti, stia fermo. Fermo, non ho toccato nulla, è un problema di malocchio. Malocchio è al 13% il malocchio. C'è una noce maledetta fatta maledire da una fattiglia molisana, forse è questa che carica di... No, in realtà prima della diretta io e Ciuffoletti ci siamo confrontati in un paio di temi nominando alcuni innominabili, ed effettivamente la maledizione di Montezuma si è calata su di noi, come volevasi dimostrare, però vabbè. Maestro, io quando sono davanti a lei è giusto che lo sappia, è bene che lo dica, perché mi devo giustificare anche con gli ascoltatori, di solito sono più loquace, però lei mi sortisce lo stesso effetto che hanno i gattini quando attraversano la strada al buio, illuminati dai fari di una macchina che sta lì fermo. Ma si rilassi, ma si sciolga, togli, via, su. E ho preparato questo incontro per anni, perché per anni ho sognato di incontrarla. Pensi un po', quanto tempo ho sprecato. Mai di persona, tuttavia. No, mai di persona, accidenti. Vabbè, comunque, ecco. Però in questo caso abbiamo l'epidemia che ci impedisce di incontrarci, per fortuna. Bene, io stavo suggendo questo è un forforone rubato del 74, uno dei più celebri vini uzbeki, sapete, sono celeberrimi i vini uzbeki, ma questo lo fanno quando una zona di produzione, unendo le carrube al mosto, però bisogna che le carrube caschino dall'albero e siano lasciate lì, guai toccarle per una settimana, finché non prendono quell'asprigno. Infatti è buonissimo. Sì, maestro, potremmo andare avanti per me ad un libitum, ma so che magari lei ha delle cose importanti da fare, non ha tempo da perdere con dei cialtroni come noi. No, infatti. Ingombrando con delle cazzate sesquipedali. Lei si trova nel suo studio, tra l'altro, oppure a casa? Mi perdoni la domanda indiscreta. Sono nello studio. Aspetta, forse si può fare un giro, non so. È bellissimo, ci faccio fare un giro. È una stanza con i quadri. Aspetta, forse vi posso far vedere qualche dipinto. Tra l'altro ho saputo che durante la... mi perdoni se intanto le parlo mentre ci fa vedere lo studio. Durante l'inaugurazione lei ha servito degli spumanti della cantina Vedova Cioli. Sì, era un Vedova Cioli 3 stelle. Sì, uno dei migliori spumanti dell'universo, sì. Assieme al Catramone Maolato, al Bistré. Vabbè, insomma, questo è il mio studio con i quadri, le cose, ma non voglio tediarvi. E più che altro farvi venire la nausea. Che bello, quanto sapere.
No, no, meraviglia, quanto altissimo e quanto comunque, mi raccomando sempre, ma comunque. Altissimo perché io sono alto 1,90 m, ma solo per quel motivo, non c'è altro. No, beh, però è valido, buono. Questo era uno degli adesivi, però è ideale. Questo è un adesivo di antinfortunistica che avevamo fatto con il servizio muschiato e ci vorrebbero in ogni luogo di lavoro. Ora bisogna stare attenti a lavarsi le mani, ma anche alle... Dovrebbe essere distribuito dal ministero. Sì. Anche al ministero andrebbe. Nei ministeri, sì. Signori, io guardate ragazzi, io ho le lacrime agli occhi. Sarà che un po'. Infatti ti abbiamo perso. Come si fa? Dai, quando ci si diverte, come vola il tempo quando ci si diverte? Quindi il mignolino all'insù, che educato, quanto è educato. Allora, vabbè, ci salutiamo qui. Così, qua. Breve ma intenso. Maestro, questo volgo qua che le rivolge solo omaggi, l'unica domanda, maestro, ci dica. Quando incendia paperi e ariste sulla sua cucina, poi cosa ci tracanna dietro, eh? Una domanda. Fabio Framba. Ah, il Framba. Framba, lei è un Framba. È abbastanza maligno. Tramite l'amico comune Fabio Framba. Esatto. Mi fa fare la pavona. Allora, Fabio Framba, bisogna dire che è uno dei più grandi tecnici ingegneri del suono italiani ed europei. Ho avuto l'onore e la fortuna di lavorare con lui molte volte per CD importanti e lavora con le più grandi case discografiche del mondo, però ha due difetti: è pelato e soprattutto vuole metter bocca su tante cose. Ora, lui di vino se ne intende senza dubbio più di me, però lui, siccome ha visto un bel mondo, non posso ora pubblicamente insultarlo né parlargli come vorrei, perché altre persone ci vedono e potrebbe scattare il penale. Ma come di solito bevo soltanto vino ronco quando incendio i paperi sull'ara della mia cucina. Attenzione, perché lei è anche un influencer, adesso probabilmente il ronco avrà un'impennata di vendite. Stia molto attento quando fa queste dichiarazioni. No. È una simpatica Celia. Nicola Barbato dice: mi è sembrato di vedere un Padre Pio sul muro. No, è quello un mio amico con la barba bianca, non è Padre Pio. Uguale. Non faccio. Scusate, no. Però, qui no, nel mio studio su in casa ho varie cose del Vernacoliere, Padre Pio, bigliettini del Vernacoliere e altre cose che potrei mostrarvi. Qui ci sono soltanto dipinti e qualche biglietto del... Io direi che con queste parole... Che belle le sue massime. Questa è cos'altro aggiungere a queste parole meravigliose. Se non ho sentito, grazie al direttore Federico Maria Sardelli di averci onorato. No, grazie a voi. No, io guardi, sono sudato. No, sudare, non sudi, sudano solo le persone volgari, vietato sudare. Nei luoghi di lavoro c'è scritto vietato sudare. Che cosa brutta, infatti sono sudato, si annusa pure. Mai. Sara, tu vuoi essere... Io vorrei declamare una poesia, la prima che mi è venuta in mente, ma veramente dal 1990, dal titolo Omar. Sì, sì, me la declami, dalla sua voce dolce. T'alzasti di scatto, ma zoppasti lo stinco, bermi testa di cazzo. Era bellissima, era facile, tre strofe, me la ricordo bene. Però sì, era tutta scritta attaccata, cioè i tre versi sono scritti senza spazi. No, infatti, solo che... Spazio. Sì. Volevo grazie, dare un po' di enfasi, ma effettivamente... No, è stato bello, grazie a lei, maestro. Allora io vi saluto, sono tutti voi ubriaco e tutti voi enormi. Viva! Alla prossima! Alla prossima! Bacio a tutti! Grazie mille, maestro! E viva! 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 Vai! No, ragazzi, ma che risate! Ma che risate!